poi di nuovo il pallone interno per Scamacca, vuole la porta, calcia da fuori. 30 secondi dividono il Milan da questo scudetto. 30 secondi, partita praticamente finita, l'arbitro è pronto per fischiare la fine. Ciao ragazzi, un saluto dal vostro Peter Pan Bianconero, ultima partita che decide lo scudetto del campionato 2021-2022. Il Milan meritatamente, dopo una grande rincorsa, si trovava a meno 7 dall'Inter. Vincendo il derby va a meno 4 e dà inizio a una rimonta che lo porta a vincere in questo preciso istante il suo 19esimo scudetto davanti all'Inter per 2 punti. Che dire ragazzi, complimenti a questo signore qua, complimenti a Pioli, complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Sono passati 11 anni dall'ultimo scudetto del Milan, però comunque quest'anno lo hanno strameritato e senza nemmeno l'aiuto del VAR. Che dire, i trofei per quest'anno si dividono a Milano, 2 per l'Inter e 1 per il Milan. Campionato vinto strameritatamente dal Milan e Coppa Italia, Supercoppa vinte dall'Inter VAR. Che dire, noi juventini quest'anno facciamo una piccola pausa, non vinciamo niente, ma con la squadra che avevamo quest'anno e col cambio di allenatore ce lo potevamo aspettare. Non ci aspettavamo invece questa rimonta del Milan che fino a 3 mesi fa, prima del derby, si trovava, come ho detto prima, a meno 7 punti. Meno 7 punti dall'Inter, che faceva una cavalcata sicura. Tutti davano per certo la vittoria dell'Inter dello scudetto 2021-2022. Uno dei pochissimi, e i miei video testimoniano ciò, che diceva che l'Inter quest'anno non avrebbe vinto lo scudetto. E Peter Pan. E infatti quest'anno l'Inter non vince lo scudetto. Parlando adesso un attimino di campionato fallimentare o no, la Juventus quest'anno fa un campionato più che fallimentare, anche se, come ho detto prima, tutto quello che poteva andare storto in questo campionato è andato storto. Non vinciamo niente, ma non ci abbattiamo. L'anno prossimo probabilmente qualcosa cambierà con i nuovi arrivi. Si parla di Pogba, che è arrivato alla Juventus, Di Maria può arrivare alla Juventus, non lo so che cosa faranno, vedremo l'anno prossimo. Adesso vediamo. Guarda che bello, ragazzi. Campione d'Italia 2021-2022 AC Milan. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Bellissimo. Complimenti milanisti, godetelo soprattutto perché siete arrivati 2 punti davanti a quelle femminucce che con tutto il VAR non sono riusciti a vincere questo scudetto, ragazzi. Guarda che ce ne vuole non vincere con tutti gli aiuti che avete avuto. Guardate i vostri cugini, a meno 7 da voi, a meno 7 vi passano davanti e vi vincono lo scudetto. Milano si tinge di rosso-nero, il campionato va al Milan, complimenti di nuovo. Che dire, un pochettino di invidia c'è, sta l'invidia, dopo 9 anni non vinciamo niente, grazie Allegri per non aver portato niente. Qui festeggiano tutti, e festeggio anche io perché il campionato non l'ha vinto l'Inter, un pochettino di guffata ci vuole. Detto questo ragazzi, buona domenica, buon fine settimana, domani si ricomincia. Questa sera festeggeranno i nostri tifosi milanesi e se lo meritano. Ciao ragazzi, un saluto dal vostro Peter Pan Bianconero, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un bel like, voi rossoneri che state godendo. Tanti complimenti, ciao, aiuto.